Ciao a tutti! Scusatemi, ero intenta ad annusare il dolce profumo di questo fiore. Voi avete mai raccolto i fiori in un prato? Io ho questo fiore, che è un tulipano, guardate quanto è bello. L'ho raccolto in un prato che si trova dentro ad una storia. Però non mi ricordo che storia è. Che me l'avete suggerito. Forse mi può aiutare il sacco delle storie. Vediamo. Oh, ecco! Eccola qui! Ora sì che mi ricordo. Questa è la storia dell'albero alfabeto. L'albero alfabeto era un albero alquanto strambo. Un albero che aveva le foglie piene di lettere. Siamo pronti ad ascoltare questa storia? Io sì! E tu, Pimpa? Partiamo! L'albero alfabeto. Questo è un albero alfabeto, disse la formica. E perché si chiama così? Chiese la sua amica. Perché non molto tempo fa questo albero era pieno di lettere. Vivevano una vita molto felice, saltellando da una foglia all'altra, tra i rami più alti. Ogni lettera aveva la sua foglia preferita, dove sedeva il sole per farsi cullare dalla brezza. Successe un giorno, un forte vento diventò tempesta e spazzò tutte le lettere via dall'albero. Le lettere si aggrapparono alle foglie con tutte le loro forze. Alcune vennero spazzate via, le altre si spaventarono tantissimo. Guardate, bambini! Povere letterine! Quanto vento e che tempesta! Quando la tempesta passò, le lettere si rannicchiarono tremanti di paura tra le foglie dei rami più bassi. Vedete? Povere letterine, che paura che avevano! Un giorno però comparve un animaletto, un buffo insetto a strisce nere e rosse, con le ali di un bel giallo brillante. Vide le lettere nascoste nell'ombra e richiese: «Ma cosa fate lì?» «Ci nascondiamo dal vento!» spiegarono le lettere. «E tu chi sei?» «Io sono l'insetto delle parole!» rispose. Se vi metterete insieme a gruppi di tre, potrete formare delle paroline e nessuno potrà mai spazzarvi via. A gruppi di tre o anche di quattro, disse l'insetto. Oh, e così fecero le letterine, guardate. Vedete? Formarono tante paroline. E con molta pazienza, il buffo insetto insegnò alle lettere come mettersi insieme per formare le parole. Alcune formarono paroline semplici, come per esempio cane, o altre impararono a farne di più difficili, come foglia, insetto o perfino uomini. Cosa succede dopo? Le lettere erano molto felici. Si arrampicavano di nuovo tutti sui rami più alti e quando il vento arrivò si aggrapparono alle foglie senza paura. L'insetto delle parole aveva proprio ragione. Poi, un mattino d'estate, uno strano bruco
apparve tra le foglie. Era grosso, violetto e anche peloso. «Che confusione!» disse quando vide le parole sparpagliate sulle foglie. «Perché non vi mettete insieme e fate delle frasi?» «Le frasi?» dissero le parole. «Sì!» disse il lombrico. «Delle frasi per dire qualcosa!» Le parole erano incuriosite. Le lettere non ci avevano mai pensato. A quel punto potevano davvero scrivere e dire qualcosa. Così dissero delle cose a proposito del vento, delle foglie e anche degli insetti. «Bene!» esclamò il bruco soddisfatto. «Però non è ancora abbastanza!» «E perché?» chiesero le lettere sorprese. «Perché dovete dire qualcosa di importante?» «Per esempio...» «Qualcosa di importante?» «Beh, sì!» Le lettere provarono a pensare a qualcosa di veramente importante e finalmente trovarono qualcosa da dire. Che cosa poteva essere più importante della pace? «Pace in terra agli uomini di buona volontà», sillabarono le lettere, emozionate. «Ottimo!» disse il bruco. «Adesso montate sulla mia schiena!» Una dopo l'altra le lettere salirono sul dorso peloso del bruchetto. «Ma dove ci stai portando?» chiesero ansiose, mentre il bruco iniziava a scendere dal tronco. «Ma come? Dove vi sto portando?» «Vi sto portando dal presidente!» rispose il bruco. Perché la frase che avevano composto era molto importante. Bisognava presentarla perfino al presidente. «Ah, la storia è finita, bambini! Ma avete visto che brave queste letterine? E anche voi, se fate le cose insieme in questo periodo, insieme ai vostri nonni, insieme ai fratellini, alle mamme, papà, tutto questo tempo che passerete insieme sarà un tempo bello, un tempo leggero e tanto simpatico e dolce. Quindi mi raccomando, per esempio, ora voglio consigliarvi un bel gioco da fare insieme ai vostri genitori e anche ai nonni. Costruiremo insieme e vi farò vedere un albero alfabeto con tutte le letterine. Allora, ecco qui il nostro albero alfabeto. È molto semplice da costruire. Prendete un pannolencio marrone e create la forma del vostro albero. Io l'ho fatto così, ma voi potete farlo veramente come guida la vostra fantasia. Poi prendete del pannolencio verde chiaro e verde scuro, oppure i colori che volete dare alle vostre foglie, e fate delle foglioline più piccoline e delle foglioline un po' più grandi dove sopra metterete le vostre letterine. Io ho messo delle letterine di legno, ma voi potete anche prendere un pennarello indelebile e scrivere sulle foglioline con la vostra penna o pennarello. Dietro queste foglioline qui potete metterci un adesivo. In questo modo le potete staccare e attaccare all'albero. E potete divertirvi insieme a formare tantissime parole. Per esempio, che parola mi viene in mente guardando questo albero? Mi viene in mente la parola... Vediamo un po'. Ecco! O
Vediamo se capite che parola sto scrivendo. So la. Vediamo. Ah, eccola qui. Sole. Ora ne voglio inventare un'altra. Vediamo, vediamo. Riattacco le letterine. Voglio inventare la parola. Vediamo, vediamo, vediamo. C. I. A. O. Ciao! Ciao a tutti! Alla prossima lettura!